Presidente Imbastaro, tra tecnici e atleti saranno ben 17 i portacolori della nostra regione. Che orgoglio! Sicuramente ci fa piacere e siamo orgogliosi di questa folta rappresentanza di atleti tecnici che saranno presenti a Tokyo. Abbiamo una bella rappresentativa con atleti che anche possono farci sognare, come Di Fulvio nella pallanuoto, Nicolai nel beach volley, ma anche la stessa Gaia Sabatini nella mezzofondista teramana. Sarà la prima volta per questa ragazza? Sì, è la prima volta, è una ragazza giovanissima, molto determinata, decisa. Poi abbiamo una nostra rappresentante anche nel softball, nel ciclismo. Fabrizia Marrone, a proposito di softball. Fabrizia Marrone, 16 chiedi. Poi abbiamo Giulio Cicconi nel ciclismo, io spero tanto in lui. Fontecchio e Ricci, Italbasket. Del basket, sì, uno di Pescara e l'altro di Chieti. L'altro Italbasket che torna ai Giochi Olimpici dopo 17 anni. 17 anni, e poi abbiamo degli atleti che pur non essendo nati qui in Abruzzo, ma ormai risiedono qui da tantissimi anni, tipo la Bastianelli nel ciclismo, la Steinhauser del triathlon, che è sposata con un tecnico di Montesilvano, e anche lui, il tecnico, sarà presente ai Giochi Olimpici. C'è De Marinis nel beach volley di Vasto, Pomiglio Medeo come vice allenatore della pallanuoto, e la moglie di Obletter, Giovanna Palermi, nel softball, Mazzaufo Claudio nell'atletica, e appunto Mandolini, che è tecnico della Steinhauser, che fa il triathlon, oltre naturalmente ad Addesi, che gareggerà dopo le Olimpiadi dei normodotati, così nei Paralimpici. Prima citava Obletter, sarà l'occasione proprio per ricordare il povero Enrico, scomparso prematuramente causa Covid. Si fa anche fatica quasi a ricordare tutti gli abruzzesi tra tecnici e atleti che parteciperanno a questi Giochi Olimpici, segno che l'Abruzzo ha fatto progressi significativi, perché nei precedenti Giochi Olimpici c'erano soltanto 3 portacolori della nostra regione. Portacolori, quindi adesso abbiamo più che raddoppiato, non ci può che far piacere e augurare loro veramente un caloroso in bocca al lupo. Noi saremo sempre davanti alla TV a incitare le loro gesta. Il cuore abruzzese, è proprio il caso di dire così, Presidente, batterà fortissimo. Fortissimo, fortissimo. L'Abruzzo è una terra di 1.300.000 abitanti, ma sta producendo tantissimo a livello sportivo, e questo è il risultato anche di questa partecipazione abbastanza nutrita di nostri rappresentanti alle Olimpiadi di Tokyo.